La Madonna. Ed eccoci qua con un altro video. Io sono Issam. In un video precedente avevamo visto questo tubo di Tesla e abbiamo visto quanto divertente fare le scintille utilizzando una normale batteria. Oggi vediamo un'applicazione pratica meno divertente per noi, ma di sicuro non fa ridere ai roditori, perché questo è un ammazzaratti o ammazzatopi. Arriva con il suo manuale di istruzioni abbastanza crudele, che adesso andiamo a leggere insieme. Arriva anche col suo alimentatore da muro, ma in realtà funziona anche a batteria. Infatti, se apriamo questo vano qua, possiamo mettere 4 batterie da 1,5 volt di tipo C, quelle medie per intenderci, e una volta messe le batterie o collegato alla rete elettrica, basta cliccare questo bottone e appena lampeggia rosso è pronto per fare un elettroshock mortale ai roditori. Infatti all'interno, come potete notare, ci sono 3 cavi che vanno verso delle piastre metalliche, e praticamente una volta che un roditore o qualsiasi animale entra dentro e mette un piede sul primo, sulla prima lastra e poi sulla seconda, la corrente elettrica lo attraversa uccidendolo. Però in realtà, leggendo il manuale di istruzioni, non lo uccide diciamo solamente con lo shock elettrico, gli ferma il cuore in una certa maniera. E andiamo a leggere questo foglietto illustrativo, che è crudele, il quale dice che appena entra un roditore all'interno e tocca 2 delle 3 lastre, parte una scossa elettrica che potrebbe andare da 6.000 a 9.000 volt. Ovviamente questo numero dipende dalla carica della batteria che avete messo all'interno, o se l'avete collegato alla rete elettrica. Naturalmente saranno veramente dolori. E qua dice che questa scarica da 9.000 volt dura solamente un minuto, perché nei seguenti 3 minuti ci saranno delle scosse una dopo l'altra con una frequenza da 15 Hz, che è la frequenza del cuore del ratto, che andrà a fermargli il cuore uccidendolo. Una volta finito questo processo, questa luce diventa verde, lampeggia in verde al posto di lampeggiare in rosso. A questo punto non dobbiamo far altro che smontare questa parte qui, andare a buttare via il cadavere, lavare bene e togliere la puzza di bruciato, perché, spiega il manuale di istruzioni, se il ratto annusa l'odore di bruciato non entra più nella camera della morte. Adesso, purtroppo, non avendo a disposizione nessun ratto volontario per entrare dentro e farci vedere cosa succede, allora accenderò questo aggeggio diabolico e andrò a mettere un cavo da questa parte e un cavo da questa parte, e vado a toccare la piastra quella davanti. La Madonna, povero ratto, cazzarola. E come al solito vi lascio il link a questo prodotto killer di produzione cinese con filosofia americana nella descrizione di questo video. E mi raccomando, iscrivetevi.